ricordarvi che l'avevamo pubblicato su stampa per la comunità di Mazzano quando l'abbiamo intestata noi giovani, che una ricerca in archivio fatta con Don Pierino Bodei ci aveva fatto scoprire che questo mulino aveva pagato dazio prima di poter sorgere ai signori di Mazzano nel 1800. Quanti che via l'acqua, il caffè il grande basta, perché ci davano l'acqua per fare la polenta ai bambini dell'asilo. Questo mi è rimasto impresso e credo che da questo mulino di farina per far del bene ne sia uscita davvero tanta. Però non dimenticatevi, mulinette ca, quanti che via l'acqua e poi il grande basta. Sì, qualche matrimonio, però con una ricorrenza così è sicuramente la prima volta. Beh, è un piacere questa giornata. Mi ricordo forse più di 2 anni fa quando Ermanno ha avuto l'idea, ma anche altri, mi ricordo il geometra Alberti anche, che ha pensato come collocarla, l'impresa che stava realizzando. C'è dietro un lavoro veramente d'equipe dietro a questa cosa, ancora forse ancora prima della costituzione del comitato. Beh, è un piacere anche poter dire che finalmente quel quadratino è nato. La ruota gira, segno della storia, le cose vanno, forse anche tornano. Speriamo che questo sia un elemento che consenta di sentirci ancora più comunità di quello che ci siamo sentiti fino adesso. Basta, grazie dell'attenzione. Che si rispetti. Anche questa ruota avrà il suo padrino e la sua madrina. E sono state scelte 2 persone, ma non sono state scelte assolutamente a caso. La madrina, la signora Nilde Sordi in Pigoli. Che fa parte di una famiglia di mugnai chiamati appunto Pigole Nere, che ha gestito il mulino negli anni 40 fino agli anni 60. Quando ha fermato il mulino è la prima che apre il... Hai visto quello che fa? Guarda le sue guarda. Lascia là.
conclusione. Aspetta, aspetta che finisce la banda. Vai tu cercando, dai. Deve essere fatto, deve essere lavorato per esistere. Secondo, direbbe io, deve essere condiviso, prodotto, fatto, portato avanti nell'esistenza, deve essere condiviso. Per essere prodotto, la ruota riassume tutti i significati del produrlo, dal contadino che fa il suo lavoro, l'agricoltore, a chi trasporta, al fatto del macinarlo, al fatto del cuocerlo e poi portarlo nelle case e darlo a comprare. È tutto il lavoro che viene a essere posto perché il pane ci sia, sia prodotto. Se fate silenzio però potete dire di tutto. Ho quasi finito, è una metà strada, però è importante che cogliate quello che cogliate. È importante che vogliate significare che stiamo dicendo. È abbastanza rara, rarissima, che sia messa, andate a vedere gli altri paesi, forse non troverete una ruota da mulino di fronte alla chiesa. La ruota simboleggia tutto il lavoro materiale, la chiesa simboleggia tutto il super lavoro, lavoro soprannaturale, dovrebbe la ruota, perché si specchia dentro, sono così vicine che possono richiamarsi, possono baciarsi, possono combaciarsi assieme. Allora cos'è che si trova scritto sulla facciata della chiesa con la ruota che si specchia dentro? Troviamo queste affermazioni, bisogna dar da mangiare agli affamati, visitare i foresti. Thank you.